Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della settima settimana del nostro tempo di Pasqua. Oggi la liturgia della parola ci presenta un brano del Vangelo, scusate, un brano tratto dagli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 20, dal versetto 28 al versetto 38. Paolo sta lasciando la comunità di Efeso, farà un grande discorso e dice in maniera molto chiara che ciò che lui ha fatto è quello di aver predicato il Vangelo con assoluto disinteresse e dice attenzione perché verranno poi lupi rapaci. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. Essere ancorati alla parola di salvezza, essere ancorati alla parola di verità. Così come nel brano del Vangelo di oggi, siamo alla seconda parte della preghiera sacerdotale di Gesù, capitolo 17 di Giovanni, dal versetto 11b al versetto 19. Allora il Signore dice in maniera molto chiara, rivolgendosi al Padre, gli affida un po' la comunità dei discepoli. Questa comunità deve essere una, deve essere unita a Dio, ai fratelli, nell'amore. Deve conservare e proclamare la parola del Cristo, deve essere nel mondo anche se è nel mondo ma non è del mondo e quindi deve essere profetica. La comunità deve annunciare la parola e pertanto deve continuare ad annunciare sempre l'evento pasquale nonostante tutte le avversità che ci possono essere. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi sono del mondo come io. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo, consacrali nella verità. Quindi ecco allora le cose che facciamo, la nostra fede, la viviamo più per passione che per interesse. Anche nella Chiesa, all'interno dei nostri servizi, all'interno della comunità, più per passione che per interesse. Ecco allora che la figura di Pietro Celestino, che nella nostra regione ecclesiastica abruzzese bolisana oggi ricordiamo, questa memoria di San Pietro Celestino, vediamo tutta la sua vita vissuta proprio nell'eremitaggio, vissuta in contatto profondo con il Signore. Il martedì e il venerdì passava intere giornate per la preghiera con il Signore, per poi donarsi negli altri giorni ad accogliere pellegrini che arrivavano da lui per chiedere consiglio su alcune questioni. Un uomo sì che è salito al soglio pontificio per pochi mesi, che poi dopo ha lasciato anche questo servizio all'interno della Chiesa, un uomo che si è santificato non tanto per quel breve tratto di vita papale che ha dovuto assurgere, ma nello stesso tempo si è santificato con una vita donata totalmente al Signore, proprio in quella consacrazione alla verità che lui ci ha donato, quel Vangelo che San Pietro Celestino ha sempre accolto nel suo cuore e ha saputo annunciare con fermezza, facendo della sua vita un Vangelo vivente. Ecco allora mi auguro e vi auguro di vivere una buona giornata proprio pensando così, non all'interesse, ma alla passione che noi mettiamo nel fare le cose, soprattutto le cose di Dio. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.